Il Festival di pittura murale di Assilah è un evento unico nel suo genere in Marocco. Per molti artisti è una vetrina, un trampolino di lancio importante. Così è stato anche per Malika Aghznai, che ad Assilah debuttò 35 anni or sono. Amo dipingere su grandi superfici, l'incisione rappresenta invece il mio lato minimalista. Sperimento, utilizzo diverse tecniche. Diciamo che do equilibrio alla mia carriera, perché io di solito per dipingere ho bisogno di spazio. Malika combina le due tecniche e la scoperta dell'incisione avvenne proprio nei giorni del festival di 35 anni fa, come ci racconta lei stessa. Nel 78 ero stata invitata come giovane pittrice per fare un dipinto murale. Quando finì avevo ancora tempo e allora mi recai nell'atelier d'incisione. Incontrai i grandi incisori dell'epoca. Je suis allée à l'atelier de gravure. Il y avait des graveurs qui étaient là et qui étaient des grands noms de la gravure. J'ai pris une plaque. Presi una piccola placca e da lì iniziai. Ad Assilah all'epoca mancava spesso l'elettricità, non c'era acqua e per preparare i supporti dovevamo recarci al pozzo. Non facevamo solo arte, ma anche sport. On travaillait. Et pour rincer nos plaques, on était obligé d'aller puiser de l'eau, ce qui fait que c'était une partie de sport et de travail. Malika perfezionò le tecniche di incisione prima a New York e poi a Parigi, oggi il suo lavoro è riconosciuto ovunque.